Avevo 3 anni e mezzo, 4, e mio padre mi portava a vedere i film per tenermi tranquillo. E io ero entusiasta di vedere, di sentire tutte queste cose meravigliose, questi suoni, queste immagini pazzesche. Sentivo che avevo proprio questo desiderio di esprimermi nel mondo del cinema. Poi nel 1997 il sogno si avvera. Ferzan Özpetek mi chiama per realizzare le musiche del Bagno Turco, il suo film d'esordio, e con me c'era il socio di sempre, Aldo Descalzi. Songhe Napoli dei Manetti Bros è di fatto il film che ha coronato questi quasi 20 anni di carriera. Con i Manetti decisamente ci divertiamo molto. Questo divertimento evidentemente è arrivato anche al film e forse questo è il motivo per cui ha avuto così tanto successo. Io sono convinto che una colonna sonora funziona nel momento in cui sento che è perfettamente inserita nel film e aggiunge effettivamente degli elementi, come se fosse un nuovo attore. Io sono Pivio, io faccio film.